come sta andando? Eccolo lui, gli hai dato un nome? Come si chiama? Come si chiama? Di Bibbo? Lui? Lui si chiama Picchio. Picchio, ah, ciao Picchio! Perché gli va di picchiare, Ma adesso mi sta risestrando. No, sto impostando i parametri perché sto usando i filtri. No, ciao Picchio! Allora, intanto spengo, dopo magari si fai un volo. Questa è l'ultima batteria di questo, dopo usiamo il Mavic al limite. Ah, ok. Volevo fare l'ultimo girettino qui attorno. È un po' che ogni tanto si è alzato il vento. Ogni tanto va usato anche lui, dai, purino, no? Anche sì, lui. Oggi l'ho usato? Il Mavic, dai. Non solo che c'ho una differenza con i filtri, porca miseria. Ah, di quelli che dicevi per i video? Dopo ti spiego. Va bene. Intanto spengo allora. Godo quest'ultima batteria. Allora ti riprendo. Boh, fai te. Faccia lei! Si senta libero. Dai, il decollo lo riprendo allora. Adesso di fare la cosa dell'altra volta. Regista. Adesso ti incomincio a dare i numeri come l'altra volta? No, solo più Valeri che si è aggattato. No, faccio tombola anche sto giro, dai. Allora arrivo lì, che vedo se l'estrazione va bene. Vai, è andato. C'è vento comunque, si è alzato. Un raso terra. Oh, dove stai andando? Ah, vai giù. Ah, di qua? Passi da di qua. Da... C'è il busterino, eh. Guarda che c'è il busterino, eh. No, beh, comunque si vola bene. Dipende, perché ogni tanto fa quelle raffiche. Mi si incanala proprio lì. Però non sei caduto, dopo lo recuperi, non fai quello che vorresti, cioè no, lui ti manda in... Ma poi devo contrastarlo molto. Per riportarlo a casa. Stabile, guarda lì. Dai, prima non c'era, infatti, comunque. Oggi era una giornata bella. A parte un caldo della Madonna. Infatti mi tolgo il giubbotto, sennò inizio a sudare. Guarda che cielo. Prima poi era più limpido, eh. Ma sono della Ista? Anche della Ista e anche sul Mavic, sono della Freewell. Ah, li puoi usare. Vabbè, ognuno ha il proprio. Adesso qui sulla Ista ho un set completo perché l'avevo comprato. Nel Mavic ne ho 2-3. Sì. Va bene, allora spengo intanto, così io mi fumo una sigaretta e mi bevo il biberon. Il biberon? Sì. Il bevarone! Ma ti metto
ciao. Oh, oh, vai pure indietro. Ah, nel video ho visto, bello, che quando sei andato là in quella parte là dietro hai fatto la virata, però intanto giravi guardando il sole, però andavi via di traverso. Dai, stop un attimo, ci vediamo dopo. Le querce. E poi troppe se ne mangiano i cinghiali. Vengono a mangiare gli altri, ma i cinghiali vengono a mangiare gli altri. Telemetria 7. Ma anche quelle piccoline sono querce, no? Sono quella là grossa. No, stanno anche crescendo quelle piccoline. No, non sono tutte querce. Cosa dice il saggio? Tanto va la gatta al lardo. Comunque queste sì, sono tutte querce. Queste oppure della prima fila sì. Per una parete grande ci vuole un pennello grande. E per una querza grande? Una ghianda grande. Vabbè, dopo questa perla di saggezza, allora la chiudiamo. Sì. Ciao! Eccolo, lui è il mio preferito, il precisino. Lui come si chiama? Lui come si chiama il precisino? Si chiama Diego Ai. DJI Diego Ai, ok, ciao, ciao. Lui è il precisino. L'altro è il selvaggio, il wild. Lo sportivone. Picchio. Perché gli piace picchiare contro per terra. Poverino, dai, gli piace sì di dare le picchiate. Però non si fa male, non si fa la bua. E lui invece è il precisino. Vabbè, andiamo all'orto. A fare? A cavare i ferri. E dov'è che è? Aspetta che mi prendo da bere allora. Ma a me dopo mi prende come ostacolo, se io sto un po' dietro. A te ti ho selezionato come rifiuto. Ah, quindi a me non mi conta, come se io non ci fossi. Controlla anche i rami in altezza, sì, è vero? Le foglie addirittura. Adesso sta seguendo me? Sta seguendo te. Ciao! Che in solito faccio fatica ad andare indietro, sennò ti riprendevo, ma. Ma dov'è l'orto? Vieni un po' più qua. L'orto è qui. Ah!
Mi voleva prendere. Ah, segue te adesso. Qua sta ancora registrando? Sì. Ah, già 17 minuti. Dio, dura, eh? Tanto l'ho acceso che eri appena decollato. Vai a dire qualcosa a quell'aereo che sta volando sopra. Digli, guarda che qua è territorio mio, non puoi volare. Non puoi volare qua sopra, diglielo. Oh, devi mantenere la distanza. Ti hanno insegnato quello a te. I sensori te li hanno fatti apposta per quello, per mantenere le distanze dagli ostacoli, per non fare danni a cose e persone. Poi com'è che funziona? E a te stesso più che altro, perché ti rompi anche te, se no. Oh, ti fa fare anche una volata dopo che ti ha tenuto mezz'ora lì, ti fa fare anche un giro il tuo padrone, cosa vuoi di più? L'ha tenuto lì mezz'ora purino a guardare noi che facevamo gli scemi. No, lui lavorava, io faccio lo scemo. Andiamo via? Tanto qui dopo. Allora prendo da bere, se no lascio la bottiglia qua. Allora se passo qua prendo la scossa qui, cos'è? Qua. Sono diventato. Ah. Se la prendi, No, okay. Dai, andiamo, dai. Com'è che si chiama lui, DJ Diego? Diego Ai. Diego Ai, ah, Diego Ai, ok. Vai! Cammina? Ah, devo andare giù anch'io? Forza. Ah, se no mi prende sotto? A me non mi vede, mi ammazza. A te non ti vuole. No, dai. Quindi se io adesso per dire cambio strada dalla tua? Non ti caga. Ah, vedi? No, guarda, guardalo, è indeciso, eh. Guarda. Ah, controlla, sì. Guarda però. Sì. Oh. Ah, lì si è fatto avvicinare però, eh? Ah sì, adesso ha avuto i controlli. Ah, l'atterraggio lo vuoi fare te allora. Buono. Infatti dicevo, da di fianco non si è accorto che gli ero andato da di fianco, poi te sei girato. Dai, via, salutiamo allora. Fraido. Ciao, questo è contro. Posto.